Ciao ragazzi, questa volta vi porto in un posto speciale, un posto dove i numeri diventano belli, anche per quelli di voi che non amano troppo la matematica o hanno gli incubi la sera prima del compito in classe di matematica. Ecco qui un libro che insegna ad amarli i numeri. Come potete vedere non l'ho ancora finito, non l'abbiamo ancora finito con mio figlio, ci manca un pochino, però ho già apprezzato le qualità di questo libro. Si chiama appunto Il Mago dei Numeri, è di questo signore che ha un nome facilissimo, Hans Magnus Enzensberger, e io ho l'edizione Mondadori. Parla di questo ragazzino Roberto che proprio la matematica non la digerisce, i numeri non li ama, che la notte, quando si addormenta, riceve la visita di un omino tutto rosso che gli insegna dei giochi matematici, gli spiega tanti perché, che poi una volta capiti ci fanno capire che insomma la matematica non è poi così mostruosa. E poi ci sono molte tabelle, come potete notare, con le spiegazioni, con i giochi, e ci sorprendiamo a renderci conto che anche noi siamo bravi nella matematica una volta capito il meccanismo. Se ce la spiegano magari divertendoci con nomi particolari, con esempi particolari, è tutto più facile. E quindi vi posso assicurare che anche quelli di voi che la matematica proprio non la digeriscono impareranno ad amarla, perché poi questo signore qui, alla fine del libro, io lo so, porterà Roberto in un posto speciale, in un posto dove la matematica, quella pratica, sconfina nella filosofia. E non vi spaventate perché è un paradiso, il paradiso dei numeri. E allora non vi ho messo un po' di curiosità? Vi aspetto tutti là allora, ragazzi. Buona lettura, Il Mago dei Numeri di Hans Magnus Enzensberger e della Mondadori editrice. Buona lettura e a presto, ciao!